il gruppo di testa appunto del Giro d'Italia. Adesso proseguono, hanno fatto praticamente tutta pianura da Giovinazzo a Manfredonia per poi salire a Monte Sant'Angelo. Da lì poi proseguiranno su un saliscendi fino a Vieste, dove la tappa non si concluderà all'arrivo, ci sarà un circuito interno a Vieste e poi la tappa finirà lì questo pomeriggio. Giro d'Italia che poi proseguirà fino alla metà del mese per concludersi a Milano. Guardate le persone disposte correttamente, tutti indossano le mascherine come da decreto, quindi tutto si sta svolgendo secondo le disposizioni. Vi ricordiamo che la diretta del Giro è su Rai Sport, canale 57, e nel pomeriggio anche su Rai 2. E Stato Quotidiano oggi vi offre la diretta direttamente dalla Piazzale Ferri. Sono arrivati, la testa del gruppo è arrivata con 10 minuti di anticipo, li aspettavamo per le 13.30, ma le 13.20 erano già all'ingresso di Manfredonia. Adesso naturalmente aspettiamo il resto del gruppo, che come sempre naturalmente è distanziato. Ci sono anche i volontari della Croce Rossa durante tutta la lunghezza del percorso, e le altre associazioni come la PASER, tutte associazioni di volontariato che mettono a disposizione il loro tempo. Vi ricordo che le strade saranno comunque bloccate, le strade naturalmente del percorso, interdette fino alle ore 15, quando poi sarà ripristinato il normale traffico. Ormai, come potete vedere dalle immagini, siamo in tantissimi ad aspettarli dietro la cornice dello splendido mare del Golfo di Manfredonia. Grazie a tutti quanti che ci state seguendo in diretta in questo momento. Statoquotidiano.it, sito che vi ricordiamo va visitato tutti i giorni per avere non solo notizie locali della nostra Manfredonia, anche notizie riguardanti tutto il territorio nazionale. Un giro che quest'anno purtroppo è orfano della carovana promozionale d'apertura, sempre per via delle disposizioni anticontagio, ma che è stato fortemente voluto, perché il Giro d'Italia è l'Italia nel mondo. Si sono prese tutte le dovute precauzioni e finalmente a ottobre si è riusciti a partire col Giro. Giro che tra l'altro fino ad oggi ha incontrato la benevolenza del meteo. Probabilmente oggi ci sono 25 gradi, fa veramente molto caldo. Anche se, come abbiamo potuto vedere in questi giorni sulle dirette Rai, c'è la neve alle tappe che incontreranno più avanti, poi sulle montagne, sulle Alpi incontreranno la neve. Intanto ci godiamo questo splendido sole, il sole di Manfredonia. Probabilmente l'arrivo, se no le 13.30, potrebbe essere intorno alle, stimato per le 16.30, più o meno a quest'ora. A quell'ora dovrebbe arrivare in quel di Vieste. Quest'anno addirittura due tappe in Puglia, Matera Brindisi e poi quella di oggi Giovinazzo Vieste, con appunto questo traguardo volante a Manfredonia. Grazie a tutti voi che ci seguite in diretta in questo momento. Continuano a passare le moto dell'organizzazione, organizzazione che muove centinaia di persone, sicurezza agli arrivi, fotografi e cameraman volanti durante tutto il giro, tantissime, veramente tantissime persone.
per un giro veramente molto importante, uno fra i più importanti al mondo. Abbiamo saputo ieri purtroppo dell'annullamento della Vuelta in Spagna e della Parigi-Roubaix, sempre dovuti purtroppo alla pandemia. Questi due importanti giri sono stati purtroppo annullati. Quindi ad oggi il Giro d'Italia resta uno fra i più importanti e ancora in corso. Ecco il nostro splendido castello Svevo Angioino. Stamattina alle 11 c'è stata anche la partenza del giro e-bike, il giro su bici con pedalata assistita. Anche loro sono andati verso Vieste. Erano presenti personaggi dello spettacolo e politici e molti atleti che a bordo delle biciclette con pedalata elettrica sono partiti dal porto turistico Marina del Gargano per arrivare fino a Vieste. Insomma, oggi sabato 10 ottobre è una importante giornata di sport per la città di Manfredonia, che ha voluto accogliere in maniera numerosa tutto il Giro d'Italia. Giro d'Italia che registra un elevato numero di auto ibride. Sempre l'ecologia al primo posto. L'elicottero che ormai abbiamo imparato a conoscere, quello che ci fa vedere dall'alto il Giro d'Italia. Sono anni che ormai che lo vediamo durante le varie tappe. Eccolo là, l'elicottero del Giro d'Italia. Magari lui sta inquadrando noi adesso, in questo momento. Ancora numerose moto della polizia, sono tantissime le forze dell'ordine messe in campo per questo evento molto importante, come diciamo prima, veramente di rilevanza internazionale. Qual è il Giro d'Italia? Vediamo che l'elicottero sta girando sul castello, sta inquadrando il nostro castello, eccolo là. E sta tornando indietro. Perché, come ho detto già in precedenza, il Giro d'Italia è soprattutto Italia. Tanti di noi hanno imparato a conoscere la nostra bella nazione guardando il Giro d'Italia, guardando le tappe del Giro d'Italia. E beh, insomma, c'è anche un bel distacco dal gruppo di testa al restante gruppo. Ormai sono passati già da 15 minuti. Eccolo qua, l'elicottero del Giro d'Italia. Aumenta il numero delle moto, quindi è abbastanza probabile che ormai il gruppo sia vicino. La stessa presenza dell'elicottero ci fa capire che appunto il gruppo ormai sta arrivando. Guardate com'è basso l'elicottero in questo momento, allora è sicuro il gruppo, eccolo! Eccolo là il gruppo, eccolo che arriva, accolto dall'applauso del pubblico. Ecco il gruppo del Giro d'Italia, guardateli, guardate quanti sono. Che bello, è incredibile. Pochi secondi, ma l'emozione, vi assicuro, è fortissima.
Questo è il Giro d'Italia a Manfredonia. Ed ecco le macchine di servizio. Tutte le macchine delle squadre, guardate qui. Ed ecco che è passato il Giro d'Italia a Manfredonia. Buona continuazione a tutto il giro. E speriamo di rivederli magari ancora fra qualche anno. E vi diamo appuntamento adesso sempre su Rai 2 e sul canale 57 per seguire la diretta sulla Rai. Stato Quotidiano vi ringrazia, Antonio Peverelli, per averci seguito. Stato Quotidiano sempre presente. Fine gara ciclistica. Vi lasciamo così con la chiusura sul mare. Grazie, grazie a tutti.